Siamo in compagnia di Valerio Morricone, che questa sera al Teatro Nicola Vaccai sta presentando Interrogatorio della Contessa Maria di Aldo Palazzeschi per la regia di Egisto Marcucci. Chiediamo subito alla signora Morricone quali sono gli aspetti della contessa che più ha voluto mettere in rilievo e in quali di questi lei si sente di medesimarsi. La Contessa Maria è un personaggio spiazzante. Direi che è un personaggio che ancora oggi potrebbe far discutere in una società borghese. Non credo che i tempi siano molto cambiati. Quello che mi piace della Contessa Maria è questo suo modo di prendere le cose e il suo atteggiamento nei confronti della vita, questa sua solarità. E questo bisogno di essere libera, e soprattutto di essere senza ipocrisie. Questo è uno degli aspetti più affascinanti. E di essere lontana da tutto quello che è piagnisteo, che è cosa falsa, che è un nascondersi dietro certi atteggiamenti ben pensanti o di perbenismo. È una donna che ha vissuto ed ha anche in un certo senso sofferto. Poi nella seconda parte si capirà ancora di più e si vedrà ancora di più questa cosa. Questo in un certo senso è il personaggio della Contessa Maria, dove si nasconde Palazzeschi. Palazzeschi non è lo scrittore della commedia. Palazzeschi è la Contessa Maria, e sotto queste spoglie lui finalmente può dire quello che pensa, dai poeti alla musica, agli incontri con gli uomini, alla società e tutto. Io ho cercato di portare in luce soprattutto questa solarità della Contessa. E penso di riconoscermi in lei proprio in questa spregiudicatezza, diciamo, che per certi versi è soltanto estrema onestà, religiosità profonda ed estrema libertà di pensiero. Quindi la contessa è sempre vera quando si innamora? Ogni volta si innamora oppure riscopre sempre qualcosa di se stessa quando è con un nuovo, diciamo, un nuovo amore? Se amore, di amore si può parlare, diciamo. Ma la contessa direi che per certi versi è pagana, intende l'amore nel senso più bello, più ampio della parola, come una specie di palestra in cui l'istinto non deve essere soltanto un istinto negativo. Sono degli incontri belli e solari e allegri che fanno parte della vita di un essere umano, a cui non bisogna negarsi. Io penso che la Contessa Maria, non so, credo che si innamori dei 200 uomini all'anno di cui parla lei. Lei si innamora, sì, ma è sempre comunque vera verso se stessa e verso gli altri, perché quando lei parla della virtù e dice che la virtù è soprattutto non ingannare gli altri e soprattutto non ingannare se stessi, io trovo un atteggiamento questo di estrema onestà. E se qualcuno le chiedesse cosa rappresenta per lei il teatro e quali esperienze può trarne, anche adesso, quando lei ha finito di recitare il personaggio della Contessa Maria, cosa ha ricevuto in più? Che cosa sente dentro dopo questa esperienza teatrale? Quello che sento tutte le volte, ogni personaggio mi arricchisce dentro, perché quando sono in scena io devo necessariamente, il mio cervello deve ragionare secondo il cervello del personaggio e dire queste cose, dire le cose con la massima convinzione, cioè l'immedesimazione. E tutto questo mi fa vivere tante vite che arricchiscono la vita di Valeria. In questo momento io sono felice di vedere che magari il pubblico mi segue nonostante il personaggio sia così scabroso, o perlomeno da prendere con le molle, perché come dicevo prima, tuttora non è una cosa dei ben pensanti del 1930. Anche oggi, se una città come questa o come altre città esistesse un personaggio intorno e contro questo personaggio, si direbbero esattamente le stesse cose
che il terzo personaggio della commedia dice contro la Contessa Maria. E quando lo spettacolo finisce, Valeria Morricone e la Contessa Maria cosa hanno? Ah, un appuntamento per il giorno dopo.